Padre Onofrio, noi tutti vorremmo dirti semplicemente grazie. Per noi bambini e anche per gli adulti, tu sei un punto di riferimento fortissimo. Dall'esperienza dell'oratorio qui nella parrocchia di San Vincenzo De Paoli è nata la bellissima esperienza del karate in parrocchia, guidati dal maestro Tattoli. Durante i ringraziamenti a Padre Onofrio, belle parole e bei gesti. Cosa ci vuoi raccontare? Beh, noi ringraziamo un po' tutto quello che ha fatto Padre Onofrio per la nostra associazione, per tutto il nostro percorso. Noi abbiamo iniziato questo percorso di karate in maniera ludica, era a mo' di laboratorio. Poi pian piano, grazie a Padre Onofrio soprattutto, ci ha dato la possibilità di far nascere una vera e propria associazione sportiva dilettantistica, che ora conta all'incirca 30 iscritti di bambini, più altre attività che stiamo iniziando a portare avanti. Ora che Padre Onofrio andrà via, continuerete l'esperienza dell'associazione sportiva? Beh, abbiamo già iniziato un pochettino a coinvolgere e a comunicare ciò che abbiamo fatto al Padre Pasquale, che sembra non aver problemi, ci darà anche lui la possibilità di continuare. Speriamo di poter ingrandire questa attività, di essere un punto di riferimento per i bambini, dal punto di vista educativo, anche dal punto di vista sportivo. Il karate è fatto di parole, segni e simboli. Come salutare Padre Onofrio? Beh, Padre Onofrio lo possiamo salutare, noi abbiamo appena terminato, abbiamo fatto un saluto tradizionale verso di lui, abbiamo recitato il Dojo-kun, che sono alcuni principi del karate che dovrebbero tutti i karateki rispettare, e non possiamo salutarlo con un nostro ringraziamento. Hai avuto sempre la forza di sorreggerci e di prenderci per mano, come solo un padre di famiglia sa fare. Sì, perché tu per noi sei e sarai sempre un padre al quale poterci aggrappare quando avremo bisogno. Vorremmo abbracciarti tutti come si fa in famiglia e con il nostro abbraccio ti vorremmo dire tutti ti vogliamo bene, padre.